stamane migliaia di persone si avvicendano in preghiera intorno alla bara in cui sono composte le spoglie di Padre Pio da Pietrelcina, che si è spento ieri notte alle 2.30 all'età di 81 anni nel convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, in cui viveva da oltre 50 anni. Padre Pio da Pietrelcina conosceva l'ora e il giorno della sua morte? La domanda non è nuova. Se la pose già il vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione, Fra Gerardo di Flumeri. E lo fece proprio in un articolo della rivista Voce di Padre Pio, 10 anni dopo la sua morte, proprio nel numero di settembre del 1978. Assumendo una posizione di sostanziale scetticismo proprio nei confronti di coloro che davano una risposta positiva a questo interrogativo. Però Padre Gerardo, in quell'editoriale del 1978, prese in considerazione due aneddoti che ci fanno riflettere. A me l'aveva già predetto e lui sarebbe morto. Nel mese di luglio del 1968, circa 2 mesi prima della morte di Padre Pio, i coniugi Sergio e Augusta La Torre di Genova fissarono al 25 agosto il giorno in cui la loro figlia, Maria Pia, avrebbe dovuto ricevere la prima comunione dalle mani di Padre Pio da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo. Però, sopravvenuti i motivi familiari, non consentivano più loro di mantenere la data fissata, per cui essi volevano rimandare la prima comunione della loro figliola alla primavera dell'anno seguente. Padre Pio, che aveva già fissato il suo assenso per il 25 agosto, venuto a conoscenza della loro intenzione, disse decisamente: «Se vogliono che faccia io la prima comunione alla bambina, vengano per la data fissata. Se ritarderanno, non gliela potrò più fare». Alla domanda di spiegazione su queste parole, Padre Pio rispose con una frase ancora più chiara: «Fai sapere che vengano ad ogni costo per la data fissata. Se ritarderanno, non mi troveranno più». È inutile dire che i coniugi La Torre rimasero fermi alla data del 25 agosto. Io andai per chiedere dei ricordi suoi, delle cose sue, che cosa dovevo fare. Allora lui mi rispose: «Senti, io ti dico una cosa, fra 2 anni che io non ci sarò più». E io risposi, l'interruppi: «Perché dove andate?». Lui ancora più severo: «Fra 2 anni che io non ci sarò più, perché sarò morta, tante cose cambieranno». Io mi sentivo pure agitato, dico: «Ma io devo... Questo, se l'ha detto a me, vuol dire che c'è qualche ragione». La seconda testimonianza che racconta il padre Gerardo di Flumeri nel suo editoriale del 1978 della Voce di Padre Pio è contenuta in un documento conservato nell'archivio dei frati minori cappuccini di Foggia. Il documento è una dichiarazione scritta della nipote dello stesso Padre Pio, la signora Pia Forgione Impennelli, la quale ebbe la felice idea di consegnarla al dottor Domenico Giuliani, notaio di San Giovanni Rotondo, con la preghiera di custodire il plico e consegnarlo al superiore del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, soltanto dopo la morte di Padre Pio. Il documento quindi ha la garanzia di un notaio ed è crisma della legalità. Probabilmente 2 soli indizi per Fra Gerardo di Flumeri non potevano avere una vera e propria forza di prova in questo senso, cioè dare una risposta positiva alla domanda
Padre Pio conosceva l'ora e il giorno della sua morte. Però c'è da dire questo, che nel corso degli anni, ovvero con una serie di testimonianze e quindi con tutte le testimonianze raccolte nella causa di beatificazione e canonizzazione, sono emersi ulteriori avvenimenti che difficilmente possono essere etichettati con l'epiteto coincidenza.